Buongiorno e buona domenica da Stefano Becciolini. Breve incipit per introdurre uno spezzone tratto dal programma radiofonico La Zanzara di Radio 24 Sole 24 Ore del 30 maggio 2019. A circa le 19:40 è intervenuto ai microfoni della Radio 24 un certo Stefano, un medico, e Giuseppe Cruciani e Davide Parenzo hanno levato gli scudi perché questo medico ha parlato di un tema scottante, cioè la penalizzazione anche della droga light. Apriti o cielo, Giuseppe Cruciani e Davide Parenzo si sono scagliati, quasi accusando, anzi loro che sono giornalisti, quindi non sono medici, bugiardavano quasi questo medico che una canna ogni tanto non facesse male. Ora, ascoltate, io posso solo dire che in Italia purtroppo siamo arrivati alla triste situazione dove solo due cose fanno andare fuori di testa gli italiani: il calcio, che io odio profondamente, e la droga, che non è che odio, per me è assolutamente un discorso che neanche si dovrebbe aprire. Quindi ognuno di voi trarrà poi delle sue conclusioni. Io non sono un medico, ma credo di poter affermare, credetemi, che la droga uccide anche lo spinello. Lo spinello non è nient'altro che l'anticamera a droghe più leggere. Quindi sono contento, sono contentissimo che la Corte di Cassazione faccia chiudere 3.000 piccoli imprenditori. Dovranno essere risarciti, logicamente, perché, ma anzi, lui farà risarcire dal governo precedente, quello che ha varato la legge sulla legalizzazione delle droghe light. Quindi non so cosa ne pensate voi, questa è la mia opinione. Un'opinione che non cambio, posso cambiare opinioni politiche, religiose, qualsiasi tipo, potrei diventare anche un massone. Una balla. Potrei diventare anche un massone, ma sicuramente io non appoggerò mai e poi mai l'utilizzo di droghe di qualsiasi tipo. Da Stefano Becciolini è tutto, ascoltate questi 4 minuti e mezzo. Stefano, Pronto? dai. A te dell'acceso l'attenzione Stefano, dai, pratica, sì, dimmi Stefano. dell'opinione Posso pubblica. parlare? Dimmi, dimmi. Posso parlare? Sì, Ciao a dimmi. tutti, Paolo, buonasera. Allora, volevo Buonasera. riferirmi alla sentenza della Cassazione che ho Sì, sentito abbiamo detto, adesso. sì, dimmi. Sì, no, volevo solo capire una cosa perché non vorrei essere impreciso, io sono un medico. E, cioè, questa sentenza della Cassazione spero non vada a toccare la cannabis No, terapeutica, che è in alcun quella modo. no? No, in alcun Nel senso, modo. ecco, No, no, questa è no. un'ottima notizia. Ecco, In questa è alcun un'ottima modo. notizia Vabbè, allora, perché ho. Stefano? No, perché volevo dire che se avesse toccato la cannabis terapeutica, Ma io no, ho no, detto. no, la cannabis Ah, terapeutica. ok, Perché benissimo, tu hai basta, mi ero hai reso dei conto. pazienti? Certamente, e ho degli ottimi risultati su pazienti trattati per la sclerosi multipla, il Parkinson e terapia oncologica. E Ma toglie le certo, ma è contrazioni. normale, È cioè. un ottimo, e anzi sarà uno dei farmaci Sì, ma non è che che darà. questo, ma non è l'unico uso che si può fare. Ci sono tanti usi e secondo me la commercializzazione non fa male a nessuno. Non aumenta il numero Attenzione. dei dipendenti da droga pesante, eccetera. Sono tutte No, no, follie. attenzione, qua è Cruciani, io chiedo scusa, so che attiro le tue antipatie, No, però d'altra no. parte mi sento in dovere dal Dimmi. punto di vista deontologico e anche Allora? etico. Che passi, fate passare, vi prego, il Cosa? messaggio che il fumo di marijuana che agisce a livello centrale sui mediatori cerebrali provoca. Dipende, ma dipende No, no, quanto, no, dipende no, dalla non c'è dipende. quantità, dipende dalla No, quantità, dipende dalla no, attenzione. quantità, ma come no? Ma No, sì. Scusa, Cruciani, guarda. Ti prego, guarda, tu mi sei molto simpatico, ti ascolto da Stefano, anni. abbi Chiamo. pazienza. No, 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 Allora, ragazzi, ci voi tutti sono. ascoltate. No, no, No mi cosa, permetto, no cosa. di dire una cosa molto semplice. Dimmi. E chi sa, chi studia, chi ha formazione Allora? scientifica, queste cose. Il fumo di marijuana è qualcosa di devastante, Ma se dipende quanta ne specialmente. fumi, È dipende quanta uscito. ne No, fumi. no, Ci sono no, mille no, studi. non è così. Ah Non no, è. no, anche una Credimi. canna, se ti fai una canna. È Che uscito cosa? un lavoro di una prestigiosa Vabbè, rivista allora? neozelandese che parla che il fumo, la cannabis, il fumo, cosiddetto fumo, Ma quante? Quanto? In ma quale non quantità? c'entra Che niente, quantità poi? agisce. Che persona? Dipende da persona a persona, non su tutte le Ma persone la stessa certamente, ma cosa. appunto, Allora? E allora qua allora? non voglio E entrare nello l'alcol? scientifico. E l'alcol? Ma È un altro discorso, la marijuana agisce a livello di mediatori cerebrali certo che è un'altra centrali, cosa. Infatti l'alcol l'alcol è l'alcol, la agisce in marijuana è la un'altra marijuana. maniera. E allora? No, no, no. Certo che ci sono. Voglio allora mi prendo la responsabilità di avere il mio numero.
il fumo di marijuana è merda. Ma che vuol dire merda? Ma che parola è? Che vuol dire merda? Che cosa vuol dire? A parte che dipende da che tipo di marijuana è. Ci sono tanti tipi. Ci sono tanti tipi. Come no? Vabbè, lui è contro la droga, basta. No. Cruciani, guarda, tu sei molto amato dai ragazzi. Io sono andato a insegnare anche per i licei, eccetera, allora? A portare. Ecco, non sono, ecco. Io sono una persona tollerante, ognuno della sua vita fa quello che vuole. Uno può bere, può fumare, può fare quello che vuole. Allora? Ma è doveroso per per un medico, per uno che ha fatto una determinata scelta professionale, eccetera, dire ai ragazzi, e non solo i ragazzi, che sia chiaro. Ma io non invoglio nessuno a fumare le canne, non ho mai invogliato nessuno a fumare le canne. Io non sono Gasparri. E allora qual è il problema? Non riesco a capire qual è il problema. Tu stai dicendo che se uno si fuma una canna fa male al cervello. E questo è il punto. Ma non è vero! Non è vero! Ma dipende dalle quantità! Ma dipende dalle quantità! Non è detto. Ma non è vero, non è vero! Però, è chiaro che... Ma guarda, io conosco un sacco di gente che si fa le canne e non ha nessun problema al cervello, come dici tu. Non è qual è il discorso allora? I discorsi vanno fatti. Allora, si chiama review. Quando si fa un lavoro, ma non voglio rompervi i coglioni. No, ma ho capito benissimo quello che dici tu, ma... No, ragazzi, bisogna stare molto attenti. Io non voglio fare nessuna forma di terrorismo, ma è doveroso spiegare ai ragazzi... Ah, beh, tu dici che la droga è merda, benissimo. Alberto da Foggia, grazie, Alberto.